pensare non funziona allo stesso modo quando si tratta semplicemente di pensare e quando si tratta di dare forma. L'artista plastico e persino l'artigiano pensano molto con le mani. Nazzano è a pochi chilometri da Roma, eppure così distante dal rumore e dagli odori di città. Nazzano è immerso nel verde che resiste, la Sabina da un lato, il fiume dall'altro. Nazzano è vicoli stretti, all'ombra di un castello dove un giorno ci piacerebbe entrare. Nazzano è il ricordo vivo di un tempo passato, ma è anche il presente dove alcuni hanno scelto di rimanere. L'associazione Il Sapere delle Mani nasce tra i vicoli di questo paese e lungo le sue tante stradine di campagna. E nasce anche perché qui e in tutto il territorio della riserva naturale Tevere Farfa vivono artigiani e appassionati di tecniche creative che hanno deciso di condividere la comune voglia di guardare il mondo anche con le mani. Quanto Nazzano e più mi rendo conto della originalità di questo posto, originalità anche rispetto agli altri paesi della Sabina e della zona. Io vivo qui, vivo in un paese vicino e Nazzano veramente mi dà delle sorprese e delle situazioni inaspettate ogni giorno diverse. Questa iniziativa così legata alla cultura e alla memoria delle tradizioni e delle professioni tradizionali come l'artigianato mi stupisce positivamente. Non credo di sbagliare nel dire che la presenza di un ambiente naturale così forte, così prepotente, abbia anche favorito lo sviluppo di tutte quelle attività concentrate sulla bellezza e su quello che l'uomo può fare senza per questo dover necessariamente rovinare l'ambiente circostante. Il Sapere delle Mani è un'associazione di promozione sociale che favorisce e sostiene l'incontro tra gli artigiani del territorio, organizzando occasioni di scambio tra appassionati e curiosi del mondo dell'artigianato e dell'arte. L'associazione lavora per far incontrare tutti quelli che vivono il loro ingegno e la loro abilità anche come momento di confronto con l'altro da sé. Per questo nelle attività dell'associazione vengono coinvolte altre realtà del complesso mondo dell'arte e della fantasia, dalla musica al teatro, dal video alle arti di strada. Mi occupo di portare un lavoro teatrale a Nazzano, precisamente nello spazio del comune, della sala polifunzionale che è all'interno del complesso del Museo del Fiume. Metamorfosi Teatro sta lavorando per portare un discorso teatrale con una certa continuità all'interno del paese. È una zona sicuramente ricca di risorse, ma è una zona anche che ha una mancanza a livello culturale e teatrale. Faremo una breve performance qui in strada che avrà come protagonisti degli oggetti in plastica che cercheremo di proporre in usi alternativi, quindi in una forma diciamo di riciclo. Cattivi pensieri, idee strane, è un oggetto utilissimo
potete tenerlo in borsetta. Quando fa caldo siete nell'autobus pieno di gente. Questo splendido oggetto, utilissimo nei momenti di stanchezza. Mossa dal desiderio di creare un momento più importante di scambio anche con l'esterno, l'associazione ha indetto per il secondo anno un concorso nazionale di artigianato artistico, che per questa edizione si è arricchito di una speciale sezione dedicata al riciclo creativo. Un vestito fatto in materiale riciclato, che sarebbero buste di plastica, tagliate tutte a striscioline e lavorate all'uncinetto. Nella vita faccio la restauratrice, che non c'entra niente con questo lavoro, però sono comunque da sempre un artista e lavoro con i materiali riciclati, e quindi insomma è stato interessante per me partecipare a questo concorso, perché c'era proprio tutto quello che mi piaceva. Ho portato un fischietto qui perché sono un appassionato di fischietti in terracotta, questi oggetti si hanno un po' dappertutto qui in Italia. Alla fine c'erano qui nel Lazio, c'erano in Puglia, c'erano in Veneto. Sono partito come appassionato di fischietti, da poco più di un anno ho provato anch'io a farli, infatti sono nella categoria artigianato artistico solo perché quest'anno avete elevato la categoria hobbisti, bontà vostra, e quindi ho fatto un salto di livello, diciamo. Andando addirittura oltre i confini nazionali, il concorso Il Sapere delle Mani ha visto la partecipazione di quasi 100 opere e ha ospitato decine di artigiani che nelle vie del borgo di Nazzano hanno avuto la possibilità di esporre i propri manufatti per un numeroso pubblico giunto qui da tutta Italia. Mi dispiace vedere che si buttano via tante cose su cui c'è già stato del lavoro. È un peccato vedere che buttano via le antenne della televisione, le lattine della birra, pezzi di acciaio. Quando tu li prendi e li utilizzi, sia per farti degli utensili, sia per fare degli oggetti, allora li metti nel posto giusto e non diventano più cose da discarica. Il materiale di recupero non ti costa niente. Puoi permetterti di fare un sacco di prove senza preoccuparti che poi diventeranno delle cose inutilizzabili. Il nostro range va dal cuoio, quindi borse, portafogli, a bigiotteria, materiali come pasta sintetica, pietre dure, poi facciamo anche maglieria e piccola sartoria. Attingiamo un po' da quello che è il mondo delle leggende, delle favole, del fantasy, ma anche cose abbastanza, insomma, classiche. Stolto è chi crede nelle illusioni, che crede che le cose possono andare diversamente, cercare di mantenere prezzi bassi, essere eticamente corretti, usare prodotti buoni. Il riciclo delle materie è una costante del mio lavoro. Ho sempre cercato di utilizzare tutte le parti della natura o anche i nostri rifiuti per la creazione dei miei oggetti. Io lavoro principalmente in metalli, che amo caratterizzare con uno stile arcaico. Nel lavoro manuale io ho sempre trovato la soluzione dei miei problemi, dei miei pensieri. Chi lavora con le mani è aiutato ad affrontare tutte le cose della vita, non soltanto per la capacità manuale. Parti dalla tradizione, poi col tuo sviluppo personale riesci a trovare la strada, la via, la direzione artistica. Sono approdata in questo mondo dell'arte dopo un passato da informatico, sono matematico, quindi ho avuto una vita fino a qualche anno fa un po' diversa da quella dell'artigiano puro. Il RACU è una cosa interessantissima perché ogni esperienza è una cosa a sé, è una sorpresa, a cominciare dai colori, dalle forme. Il RACU si crea man mano da solo, è spettacolare. Quello che mi piace di tutto ciò è che è un gioco continuo, mi permette di lavorare molto su di me. Questo è il segreto di quello che faccio, sta nel fatto di avere questa grande comunicazione con me stessa per cercare nelle forme che faccio quello che sono. Chi fa artigianato, secondo me, ancora tiene presente che c'è un rapporto con le cose e con le persone. Sempre meno sono le persone che riescono a capire quello che fai, soprattutto il tempo che ci metti. Non è facile da intuire, perché siamo abituati a un rapporto con gli oggetti ormai di usa e getta. Gli oggetti che facciamo noi richiedono invece proprio un'attenzione particolare. Le opere sono arrivate da molte regioni della nostra penisola e due sono giunte inaspettate dal Giappone e dalla Svizzera. 9 delle opere in concorso sono state presentate da laboratori collettivi di artigianato di altrettante associazioni del territorio.
e graditissima è stata la partecipazione degli artisti Azizu Leil e Andrea Locci, che hanno abbellito la Piazza della Rocca con una imponente installazione interamente realizzata con materiali di riciclo. In Empoli abbiamo un lavoro. Questo lavoro è iniziato ad Empoli. È stato lì che un giorno ho visto tutta questa spazzatura accanto ad un tendone. Andava pulita, sistemata, tagliata. Bisognava dargli la giusta forma per creare lo scorpione. Anzi, all'inizio l'idea era quella di fare un robot di 7 metri. Ma era troppo complicato e anche pericoloso. Così abbiamo deciso di fare una cosa più contenuta. Utilizziamo pezzi di lampione, assemblaggi di plastica e materiale informatico. Siamo noi poi che proviamo a mettere insieme tutti i diversi elementi per costruire la scultura. Ora stiamo cercando di ricostruirla in un altro modo. Ogni volta la facciamo in maniera diversa. Oggi ha due zampe e ha assunto un'altra posizione. Tutte le opere del concorso sono state esposte negli accoglienti spazi del Museo del Fiume e per due giorni il paese è stato la scenografia vivente per le esibizioni di attori, musicisti e maestri artigiani che hanno animato le vie del borgo con dimostrazioni della loro arte per un pubblico attento e curioso. Partecipare a queste iniziative per me è una cosa bellissima perché è motivo di crescita e di confronto con altri artisti. Io lavoro non su un telaio tradizionale, lavoro su un quattro assi con dei chiodi, uso tutto ciò che è filabile, gli avanzi, le cose dei fioristi, cioè tutto quello che riesco a racimolare. Il colore è il nostro istinto allo stato puro. Di conseguenza scegliere un colore anziché un altro, le mille tonalità appunto rappresentano quello che noi siamo in quel momento. Mi occupo di ceramica, fondamentalmente ho un laboratorio d'arte in Sicilia, provincia di Enna. Cerco di imparare dalla grande conoscenza degli artigiani per apprendere più da vicino quelli che sono le tecniche del mestiere. La cena del sabato sera, accompagnata dalla musica della banda Iorona, ha segnato un momento di speciale convivialità. Ma se ci avessi un brivido d'amore, se madonna sì, e non tremavo. Il nostro gruppo è composto prevalentemente da donne, ci tengo molto a dire questo. Siamo un quartetto che spesso si allarga e include altri musicisti, ospiti. Sono tradizioni che un pochino si stavano perdendo. Ci sono una serie di recuperi non legati all'identità, alla rivendicazione, bensì proprio a una riscoperta e un ritrovare, un riappropriarsi di alcuni repertori, che è la stessa cosa che si sta facendo qui nella mostra, tra altre cose. Vedo un'affinità molto profonda. Ci sono anche dei brani originali scritti da noi che cercano di raccontare l'incontro tra Roma e le altre culture. Si richiamano alla musica, alla cultura rom, altri che hanno un sapore più latino. Insomma, ci piace raccontare un po' la Roma meticcia. L'evento si è concluso poi il giorno seguente, dopo l'esilarante performance di Metamorfosi Teatro e tra gli applausi per la premiazione delle opere in concorso, accuratamente selezionate da una giuria di esperti. Sono rimasta veramente colpita dalla bellezza di queste opere e come presidente della giuria ho potuto vedere i giurati molto in imbarazzo nel dover scegliere l'opera più bella. Mario Cesari, artigiano orafo, ha vinto così il primo premio per la categoria artigianato artistico, con la sua preziosa scatolina in oro e argento realizzata con la tecnica del kumbo, in una delicata mescolanza di originalità del disegno e raffinatezza d'esecuzione. Francesco Varesano si è invece aggiudicato il primo premio della sezione riciclo creativo, con la sua opera Gocce, realizzata con materiali poveri in una sintesi formale altamente poetica. Al secondo e terzo posto della categoria artigianato artistico si sono poi classificati Monica Longhi con la sua lampada in pietra che rievoca le trasparenze delle antiche finestre in alabastro e Francesco Paternò, anche lui con una bella lampada che al gusto di una forma contemporanea unisce un vivace cromatismo per un materiale semplice e antico. Si sono aggiudicate il secondo e terzo posto per la categoria riciclo creativo l'opera di Miriam Massolin, che con riutilizzo di materiali di scarto è riuscita a creare un oggetto dal design innovativo, e quella di Francesca Lapignola, che con minuzia e fantasia
ha realizzato un'opera che unisce la complessità esecutiva, ironia e giocosità. In questi due lunghi giorni, davvero speciali, abbiamo visto tante opere che lasciano però altrettanti puntini di sospensione su quanto sia accaduto prima, sul momento in cui queste stesse opere sono state sentite e ideate, sull'onda di quale emozioni siano state create, sullo studio dedicato alle tecniche e ai materiali e infine sulla quantità di ore che ognuno ha dedicato per portare fino a noi la sua idea. Da questi artigiani impariamo quanto sia bello pensare, guardare e sentire con le mani, perché è con le mani che possiamo ridisegnare il nostro presente, inventare forme e prospettive di un mondo ancora possibile. Mi fa la vita meno amara, me so comprato sta chitarra, e quando il sole scende e muore, me sento un cuore cantatore. La voce poca ma intonata non serve a fare una serenata, ma solamente a fare in maniera e fammi un sogno a prima sera. Tanto per cantare perché mi sento un friccicone nel cuore, tanto mi sogna perché nel petto mi ce naschi in fiore, fiore veri là che mi riporti verso il primo amore che sospirava le canzoni mie e mi rincoglioniva te bugie. Aziz, te l'hanno fatta l'intervista? Sì, me la hicieron, pero yo hablo muy mal. Ma no habla bien, no, se entiende todo. Sì, sicuro. L'ho mesclato con l'inglese, francese, spagnolo e un po'. Poi ti mettiamo i sottotitoli.